Allora, vengo alla politica. Del Mastro, noi siamo messi un pochino meglio rispetto al resto d'Europa, anzi siamo messi sicuramente meglio anche rispetto all'Austria, che come sappiamo ha già messo il lockdown fino al 12 dicembre tutti i cittadini, chiedendo scusa ai vaccinati, l'ha fatto il primo ministro, e poi procederà con questo Green Pass rilasciato soltanto a guariti o vaccinati. In tedesco le parole iniziano con 2G, per cui è il Green Pass delle 2G. Ecco, secondo lei il fatto che noi si stia messi meglio rispetto ai nostri praticamente confinanti non è merito anche un po' delle disposizioni adottate dal governo sul Green Pass? Io credo di no, francamente il popolo italiano ha dato una buona risposta alla campagna di vaccinazione. E questo a prescindere da quell'enorme strumento di ricatto sociale, di segregazione sociale che era il Green Pass. Debbo dire che financo Crisanti, proprio in queste ore, ha ritenuto di dover rompere il muro del silenzio e dire: tra maggio e giugno in Israele, pur con una discreta copertura, vi erano 10.000 casi nuovi al giorno e noi dicevamo che tutto andava bene con la seconda dose. Noi dobbiamo insistere sulle campagne vaccinali senza creare strumenti di discriminazione, ancor meno il cosiddetto Super Green Pass, che crea uno strumento di apartheid sanitario. Superato quello, c'è solo più Singapore, che dice che chi eventualmente non è vaccinato non deve essere curato. Però Del Mastro, che due lo cose le dico. Francamente imbarazzante per... Allora, il Super Green Pass viene, è stato lanciato dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Lega, quindi appartiene alla vostra area politica di centro, alla coalizione di centrodestra, e dice Fedriga: l'alternativa al Super Green Pass è che chiudiamo tutti, anche l'85% di vaccinati, i ristoratori, i baristi, gli hotel. Non è meglio rispetto a questa alternativa che, ripeto, non dico io, ma dice un governatore, un presidente di un governo regionale che voi sostenete, non ha ragione Federica, quindi in che cosa sbaglia? Ne fossi convinto potrei accedere ad una interlocuzione nel merito. Citerei nuovamente Crisanti, che siamo d'accordo che non può essere inteso come un Novax. Parla oggi di caccia alle streghe, ogni volta che c'è stata una pandemia si cercava l'untore. Allora io mi chiedo, ma siamo poi così sicuri che con una percentuale ormai così bassa di non vaccinati l'untore sia il non vaccinato, o chi, dopo aver prorogato ormai per quasi 2 anni lo stato di emergenza, continua a scaricare tutto sull'economia reale senza aver fatto nulla su trasporti, scuole, veri e propri cluster e sanità domiciliare? Perché se noi dovessimo cedere all'idea di un super green pass per i vaccinati, chi al governo doveva intervenire? Si è preso poteri di decretazione d'urgenza, si è preso 2 anni di dichiarazione di stato di emergenza. Ma perdoni, la mia domanda era un'altra, però, mi scusi, la mia domanda era un'altra. Gli diamo la detenzione domiciliare? I presidenti di regione sbagliano nel chiedere questo? Perché non lo sto chiedendo io, lo chiedono i presidenti di regione. Io sono assolutamente contrario. Quindi voi come Fratelli d'Italia siete contrari? Sì. È la posizione ufficiale del partito di Giorgia Meloni. Io credo che le misure debbano essere preventive. Io credo che le misure debbano essere preventive, credo che bisogna insistere sulla campagna vaccinale, lo dico da vaccinato, credo che sia impossibile prorogare lo stato di emergenza. Ma perché io devo andare in fascia arancione? Però mi perdoni Del Mastro, però una cosa voglio capire. A me piace andare al cinema e al teatro in sicurezza, sì. Ok? Perché ove mai finissimo in arancione, dovessimo chiudere tutti, lo dice Fedriga, non lo dico io, perché io devo stare a casa per colpa di chi non si è vaccinato? Mi scusi, perché come me la pensano tanti italiani che si sono vaccinati. Glielo spiego perché. Perché lei al cinema in sicurezza ci va se io faccio il tampone, se si investe su quello. Perché guardi che io in tante trasmissioni, io adesso sono indifferiti da remoto, ma in tante trasmissioni io, vaccinato da subito, Johnson monodose, non ci entro senza il tampone. E sa perché? Perché senza il tampone non sono sicuri che io non abbia e non possa trasmettere il vaccino. Se vuole entrare in sicurezza, si batta come noi per tamponi anche molecolari a tappeto. Ma diventa un po' complicato tamponi, a parte che l'unico tampone che dà la certezza è il molecolare. È complicata, tanto più. Allora, sono d'accordo con lei, ma una pandemia si affronta in maniera complicata, tanto più se chiedi lo stato di emergenza per 2 anni. Vado da Faraone.
Ok, anzi, prima vi faccio vedere cosa sta succedendo nel resto d'Europa, anche in Italia, con i Novax. Così, quello che è successo nel weekend di manifestazioni Novax in Italia, fortunatamente meno diciamo affollate di quelle che abbiamo visto a Bruxelles o in Olanda. Vediamo. Ovviamente non sono tutti coloro che non si sono vaccinati che stanno in piazza a distruggere le macchine, questo lo ribadiamo sempre, ma c'è una fascia estrema che comunque come cronisti siamo tenuti a documentare. Faraone, Italia Viva, dice Del Mastro, la colpa è di chi non ha preso le decisioni necessarie per fermare veramente la pandemia, tamponi a tappeto e stato d'emergenza deve finire. Faraone. Lasciatemi dire intanto che sono d'accordissimo con Fedriga e con i presidenti di regione. L'idea perversa per cui se ci dovessero essere delle restrizioni legate a un'estensione del virus tutti i cittadini devono continuare a pagare restrizioni è un'idea inaccettabile. Credo che invece immaginare delle restrizioni ulteriori per chi è causa di questa diffusione del virus, perché il servizio che avete fatto vedere ad inizio trasmissione, cioè quei Novax che si contagiavano a vicenda per immunizzarsi, fin quando lo fanno fra loro, lo facessero, mi dispiace, perché rischiano la vita e per me quando una persona però, aspetti, muore. Non lo devono fare comunque, Faraone, comunque. Però la prego, anche perché comunque, anche per un semplice motivo, che è un costo per il servizio sanitario, e quel posto in terapia intensiva ci viene occupato da chi si è volontariamente ammalato, invece magari andarlo, invece di essere conservato per chi ha un problema di urgenza, perché anche quello arrivando. Avviene, no? Prego. Ci stavo assolutamente arrivando, cioè lo fanno fra loro, è un tema. Il problema è che poi queste donne e questi uomini stanno in giro e infettano anche tutti gli altri, sono bombe diciamo sanitarie in circolazione. Io credo che tutto questo, siamo arrivati a un punto in cui abbiamo informato tanto, lo abbiamo detto in tutte le salse che si muore, hanno visto viaggiare su camion militari bare con donne e uomini morti. Se continuano così, io credo che bisogna agire sempre più con durezza e il Green Pass è uno strumento, tutto sommato, rispetto all'obbligo vaccinale, uno strumento accettabile. E l'idea che ci possano essere forze politiche che lo contrastano, pur verificando i dati, perché Del Mastro diceva una cosa non vera. Non è vero che la campagna di vaccinazione ha funzionato prescindendo, è vero che gli italiani sono maturi, si sono vaccinati, ma se andate a vedere sempre in occasione di provvedimenti messi in campo dal governo che mettevano Green Pass più stringente, si incrementavano anche i vaccinati e questi sono dati oggettivi, non sono dati su cui si può discutere fra me e Del Mastro. Quando Draghi ha annunciato che il Green Pass sarebbe stato uno strumento intanto per muoversi nei locali pubblici e poi per poter andare a lavorare, i vaccinati sono aumentati abbondantemente e l'Italia è un modello, perché io vi ricordo che sempre Del Mastro ed altri dicevano ma perché in tutta Europa non si fa il Green Pass e in Italia sì? Grazie all'idea originale che abbiamo avuto in Italia, i vaccinati sono stati tanti e l'Italia è un paese tutto sommato in salvaguardia. Per cui chiudo, Fedriga ha ragione, hanno ragione i presidenti di regione. Del Mastro, i commercianti pure sono d'accordo, anche con Confindustria, no, mi sembra di capire, perché vogliono continuare a tenere aperti i ristoranti, per dirne una. Di
Io dico semplicemente che è così tanto poco vero quello che dice Faraone che anche Crisanti, che sino all'altro giorno era l'idolo dei Faraone di turno, ha spiegato che c'è un grande tema che dobbiamo affrontare per davvero. Se il vaccino dopo 4-5 mesi, come dice anche Carlo Lavecchia, epidemiologico di Milano, dell'Università di Milano, inizia a scemare nella sua efficacia e noi continuiamo a fare la caccia alle streghe come in ogni pandemia, e si verifica anche adesso in termini postmoderni e laici, ovviamente non più medievali e religiosi, ma continuiamo a fare la caccia alle streghe raccontandoci che l'85% ancora ci vorrà il 90% per avere l'immunità di gregge. Abbiamo detto il 70, abbiamo detto l'80, abbiamo detto l'85, adesso diremo il 90. Io credo che questa sia una enorme arma di distrazione di massa al posto di affrontare il vero tema. La pandemia c'è, bisogna affrontarlo, il vaccino è utilissimo per evitare conseguenze dannose ed è una follia. Io non dico come Faraone facciano un tema, è una follia quello che hanno fatto a Bolzano i Covid party, non si devono fare, il messaggio deve essere inequivoco, però poi ci dobbiamo dire cosa deve fare il governo. Io lo dico non da opposizione perché è facile parlare. Nelle Marche, dove governa l'ottimo presidente di regione a Acquarola di Fratelli d'Italia, le scuole hanno un sistema di areazione meccanizzato. Andiamo ad aggredire in termini di prevenzione i veri e propri cluster, piuttosto che andare a dire vacciniamo i bambini per salvare i grandi, ribaltando quella che è la nostra civiltà, che i grandi hanno sempre protetto i bambini e non viceversa. Noi andiamo a fare prevenzione. Vorrei delle precisazioni da un punto di vista medico dal nostro professor Perno, che ci illumina sempre, e soprattutto per quel che riguarda anche i tamponi, cioè tamponare tutti potrebbe essere una soluzione alternativa al Green Pass? Ma io purtroppo una delle cose di questa epidemia, lo dico con un po' d'amarezza, è che siamo diventati tutti medici e parliamo tutti senza avere alcuna cognizione di quello che è la medicina, l'ospedale, la virologia, ed è devastante, mi creda Serena, quello che sento, perché perdo proprio di vista quelli che sono gli obiettivi. Dovremmo fare un piccolo passo indietro. Allora, i tamponi molecolari richiedono 4-5 ore minimo, di solito un giorno, per dare una risposta. Io questo lo posso fare ed ha senso nella misura in cui sto controllando la situazione di un popolo. Ma se voglio sapere se all'interno di un cinema tutte le persone che entrano non sono infettanti, badi bene, non infettanti, non infettate, non posso fare il molecolare, proprio non posso, perché è impossibile. Secondo, un tampone molecolare ha un costo di 30-40 euro minimo l'uno, un vaccino ne costa 20. Ha senso fare un tampone molecolare ogni due giorni, laddove con un vaccino che costa 20 euro risolve il problema, almeno in parte. Terza informazione. Qualsiasi vaccino a due dosi tende a perdere efficacia dopo appunto la seconda dose, sei mesi. Mi allaccio a quello che diceva Del Mastro, perché ho ritrovato la dichiarazione di Crisanti. Crisanti dice: non vorrei che questa caccia alle streghe fosse una foglia di fico per coprire l'errore di non dire subito che sarebbe servita la terza dose. Esatto. Cioè stavo arrivando esattamente al punto, cioè la terza dose è qualcosa di fisiologico di tutti, ripeto, i vaccini dell'infanzia, quindi stiamo scoprendo l'acqua calda, dovremo fare la terza dose, ma noi esperti già lo sappiamo da tempo. La domanda, Serena, è che facciamo nel frattempo? La terza dose richiederà alcuni mesi per arrivare, il virus ricomincia a circolare liberamente, io non credo sia una buona idea. Cioè, dice, nel frattempo lei dice teniamo il Green Pass, che almeno tamponiamo la situazione del momento. Le dico questo, che intanto il ministro della salute tedesco dice a fine inverno quasi tutti i tedeschi alla fine dell'inverno saranno vaccinati, guariti o morti. Questo con la variante Delta è molto probabile, perché è la velocità di trasmissione. La variante Delta l'anno scorso non c'era e abbiamo avuto circa 50.000 infettati al giorno nel periodo fine novembre, inizio dicembre. Oggi con la variante Delta ne avremmo almeno il doppio e avremmo almeno il doppio dei morti. Comunque, mi sembra di capire che si deciderà anche se fare la terza dose e dopo, anche magari dopo 5 mesi, no, non dopo 6 mesi, perché per ora è dopo 6 mesi, da oggi si possono prenotare le terze dosi per tutti gli over 40. Chi è sotto i 40 anni può non farlo, dovrà farlo anche chi è sotto i 40 anni, professore? La terza dose noi la facciamo per la polio e gli altri vaccini ai bambini piccoli. Non vedo nessuna ragione per questo. E la terza dose, secondo la vostra esperienza finora sugli altri virus, è risolutiva oppure dovremmo farne una quarta, una quinta, una sesta, una l'anno? Allora, la poliomielite è sparita in Italia da 30 anni, il vaiolo non esiste più, il morbillo abbiamo casi sporadici, il tetano è solo nei Novax.
Quindi lei si augura, cioè dovremmo sperare che una terza dose ci metta tutti a riparo? Una terza dose garantisce un livello di protezione talmente alto che la stragrande maggioranza delle persone saranno coperte. Allora, intanto vi faccio vedere, si è vaccinato nel fine settimana anche il presidente Berlusconi, che ha messo su Instagram un suo video, diciamo con una musica anche abbastanza trionfale, valeva la pena vederlo, lo vediamo, terza dose. Delmastro, l'ha visto Berlusconi, sta già la terza dose, e peraltro però, apro e chiudo parentesi, ovviamente un sostenitore molto, il suo partito Forza Italia sostiene il governo Draghi, ha anche detto che Draghi per lui dovrebbe continuare nel 2022, ma anche dopo, anche fino al 2023 e anche oltre, e quindi come la mettiamo? Niente elezioni anticipate, quindi o Berlusconi al Quirinale. No, spero che, dato che si parla anche oltre al 2023, qualcuno per sbaglio pensi che il popolo italiano nel frattempo possa andare a votare, perché lei capisce che sennò diventa vagamente inquietante come proiezione. E lo devi dire, dico, certo, ma io lo dico a chiunque, cioè se lei a un uomo o una donna di Fratelli d'Italia dice, lo deve dire, che il popolo italiano debba tornare a votare, lo diciamo a chiunque, anche al Papa, con tutto il rispetto per il Papa. Quindi volevo dire che condivido intanto quello che diceva prima il medico lì in televisione da voi. È verissimo, è sconcertante, sono sconcertanti tutta una serie di dichiarazioni. Bastava la prima dose, bastava la seconda, adesso basterà la terza. Il vaccino copre per X mesi, il Green Pass per 12 mesi, poi per 9 mesi. Il vaccino, come si dice, il vaccino coprirà almeno per 6-7 mesi, poi per 6, poi per 5, poi per 4. Sono d'accordo con il medico. Credo che però queste cose, e non per difendere la categoria, non le abbiano propalate i politici, le hanno propalate proprio medici epidemiologi che sono di fronte a un vaccino. Probabilmente di natura diversa. Senta, l'obbligo, l'unica domanda virus, che io le faccio, siccome e poi devo passare a Faraone, che ha parlato molto di meno, sì, il presidente della Sicilia, del Musumeci, che peraltro apparteneva al vostro partito, dice oggi l'obbligo vaccinale è una necessità, non è più un'opzione. Guardi, le rispondo con un altro presidente di regione, Zaia, che non mi pare anche lui essere annoverabile fra i Novax. Una volta che siamo all'85%, quel 15% cosa facciamo? Li prendiamo con la forza pubblica? Non lo so, e bisogna capirlo questo, perché siamo ormai verso a quelle che sono sacche di resistenza decisamente importanti. Quindi noi ci dobbiamo chiedere, l'obbligo vaccinale a cosa corrisponde? Il tema dell'obbligo vaccinale... E Zaia stesso, che mi pare... Zaia stesso non mi pare un Novax, no? Sì, va bene, ma io l'ho chiesto un parere. Quindi noi dobbiamo anche però la notizia per me oggi è un vostro governatore che dice sì all'obbligo vaccinale, non che ci sia uno, diciamo, di area centrodestra che dice di no, è più quell'altra. Per questo io cerco sempre di mettere, diciamo così, di sollevare delle criticità tra virgolette, per capire poi come la pensate, capito? E peraltro quello che volevo dire volevo aggiungere che l'obbligo vaccinale è uscito fuori per la prima volta perché l'Austria lo ha messo, primo paese in Europa, perché altrimenti non se ne parlava, proprio per il motivo che lei dice, inseguire qualcuno con la siringa sarebbe forse un pochino complicato. Faraone, sull'obbligo vaccinale. Ma intanto io credo che sia un po' surreale che avete in studio un professore, un medico, uno scienziato che ha studiato in questi anni per dire le cose che ha detto, e che si possa contrapporre un politico, così come se lo facessi io sarebbe eclatante, che mette in discussione teorie scientifiche che sono per noi certezze, devono essere seguite. E credo che il mettere in discussione quello che i medici ci dicono, da parte dei politici e da parte di chiunque altro,
è pericoloso. Io credo che i cittadini debbano ascoltare i medici. Poi è chiaro, un virus nuovo e quindi ci sono delle variabili imprevedibili, però è anche vero che non si può mettere sullo stesso piano un giudizio di un medico così con un giudizio di un politico. Ascoltate i medici e gli scienziati. Sull'obbligo vaccinale è paradossale. Io credo che dal mastro, credo nella buona fede di chi pensa che la gente si debba vaccinare, che non sia lui un Novax e neanche il suo partito, però con questo atteggiamento di chi liscia il pelo a chi è contro i Green Pass, di fatto si rischia di lisciare il pelo ai Novax, perché si creano delle scorciatoie, dei percorsi privilegiati per persone che invece andrebbero isolate. Tutta la comunità politica dovrebbe dire in maniera netta che lo strumento Green Pass è utile anche per evitare l'obbligo vaccinale. Paradossalmente la teoria dal mastro, che è una teoria che non prevede Green Pass, è una teoria che ci porta all'obbligo vaccinale. Faraone. Perché se poi la diffusione del contagio è diffusa, poi quello diventa l'unico strumento. Allora, Faraone, due domande devo farle. Allora, Berlusconi, Presidente della Repubblica, le piacerebbe? Non mi risulta che sia candidato e io credo che noi dobbiamo parlare di candidati sul Presidente della Repubblica quando ci saranno e quando se ne parlerà. Io credo anche che il Presidente della Repubblica debba essere un Presidente che prenda il massimo del consenso possibile in Parlamento, quindi con tutte le forze politiche, se è possibile, che lo votano, e che sia un europeista e un atlantista. Credo che fino a gennaio ci sta Mattarella e parlare d'altro mi sembra fuori luogo. Faraone, le aggiungo un'altra domanda, perché alla Leopolda, che si è tenuta nel fine settimana, storico incontro della compagine politica che fa capo a Renzi, ancora prima l'Italia Viva, prima il PD, eccetera, prima la corrente di Renzi, eccetera, e lei è stato candidato a sindaco di Palermo. Ci può confermare se questa sua candidatura fatta da Renzi comprende anche l'appoggio di Miccichè, ad esempio, che è uno storico esponente di Forza Italia, quindi del centrodestra, e lei, se da candidato, chiederà di mettersi alla testa di una compagine di centrodestra o di centrosinistra? No, non glielo posso confermare perché non è vero. Io mi sono candidato da palermitano, nato e cresciuto nei quartieri di periferia San Lorenzo e Zen. Ma chiedendo ai palermitani un voto. Non è la prima volta, peraltro, che si candida al sindaco di Palermo, no? Non è neanche la prima volta. No, è la prima volta. Ho fatto un'esperienza da giovanissimo per le primarie, ma non l'elezione a sindaco. In questo caso mi sto candidando alle elezioni. E il voto che chiederò è un voto ai cittadini, non a Miccichè o altre forze politiche. Così l'abbiamo intesa questa candidatura. Io non so se voi come trasmissione avete mai trattato, ad esempio, il tema che non riusciamo a Palermo nemmeno a seppellire i nostri morti, perché in cimitero ci sono mille bare che non trovano posto. Abbiamo una città quasi in dissesto, io vorrei occuparmi per Palermo di queste cose, avendo acquisito un'esperienza nazionale, avendo acquisito relazioni che mi consentono di essere utile per la mia città. Però quindi ho capito male, la sua candidatura non è aperta a Forza Italia? Abbiamo capito... No, la mia candidatura è a disposizione dei cittadini. E la rottura col centro-sinistra, col Partito Democratico, politicamente, come è uscita dalla Leopolda in modo definitivo? State cercando questo spazio al centro? Ma noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. In questo momento questo bipolarismo porta nelle due coalizioni a comandare da un lato i sovranisti e dall'altro lato i populisti. Tutti gli altri riformisti che stanno dentro questo schema soccombono. Credo che ci sia invece uno spazio centrale, non centrista, ma centrale, che possa mettere insieme i riformisti che oggi sono costretti su un bipolarismo assurdo a stare divisi. Intanto iniziamo noi, poi quante più donne e uomini ci staranno meglio sarà per l'Italia. Poi le devo dire una cosa di Calenda. Quelle idee sono rappresentate da Draghi. Prima, dopo le devo dire una cosa di Calenda, però prima voglio passare nella sua Palermo, perché c'è la nostra Selenia Orsella che ci dà un'ultima notizia della giornata. Selenia. Esatto, Serena, mi vedi, ci vedi? Siamo dal parrucchiere, in un parrucchiere al centro di Palermo con il signor Nunzio Reina, che nel frattempo finisce la barba a un suo cliente, ma Serena, Nunzio ha avuto un'idea
fantastica, proprio sabato, due giorni fa, cominciare a fare i vaccini anche dal parrucchiere. Insomma, un cliente può venire qua a fare una piega, un taglio, approfittarne per fare la propria dose di vaccino. Mai? Ma come ti è venuta questa idea? Esatto. L'aumento dei contagi di questi giorni ha messo un po' di paura all'impresa, al punto che abbiamo deciso chi non ha il tempo, chi non può abbandonare il lavoro, chi non può raggiungere le hub, abbiamo deciso di dare degli spazi all'ASP per poter fare i vaccini nell'attesa all'interno dei locali. Perché qui il cliente chiama prima, no? I vostri clienti chiamano, allora voi glielo potete anche proporre. Sì, noi abbiamo un protocollo che prevede per appuntamento. L'appuntamento all'accettazione chiederà se vuol fare il vaccino e in questo caso metterà nella condizione di stabilire gli orari e il tutto per potersi vaccinare. Mi sembra un'idea meravigliosa, come avrebbe detto qualcuno in passato, per i famosi tubè per i capelli. Faraone, l'ultima cattiveria pure per lei, però non gliela dico io, gliela dice Calenda, che è un altro, diciamo, degli attori politici nel centro della nostra geografia politica. Dice: da Renzi non è mai arrivata una proposta seria, lo dice al Corriere della Sera. Ci sono condizioni imprescindibili, in primo luogo che smetta di fare il businessman ed essere pagato da paesi stranieri. Cosa risponde a quello che dovrebbe essere il suo naturale alleato? Annunzio Reina, che stimo, apprezzo e sono contento che abbia portato questa iniziativa nella sua attività a Palermo. Per Calenda, io credo che a giudicare sul comportamento dei politici dovranno essere i cittadini, sempre se non si è fuori legge. Se si è fuori legge è la legge che ti dà dei confini, se non la rispetti la magistratura interviene. Tutto quello che Renzi sta facendo come conferenze o altro è consentito dalla legge. Quello che non va bene lo giudicheranno i cittadini con le elezioni, giudicando se sta facendo bene o male. Di certo non è un giudizio che potrà dare né io e neanche Calenda. Grazie Faraone, grazie Del Mastro, e vi voglio salutare con la foto di Paolo Pietrangeli, lo ricordiamo tutti per una canzone che ha segnato la storia della nostra musica e anche era una canzone politica, Contessa, la ricordiamo tutti, cantautore, sceneggiatore, regista. Purtroppo Paolo Pietrangeli ci ha lasciato, aveva 76 anni, era stato premiato al premio Tenco lo scorso ottobre, non era potuto intervenire perché era già malato, e Contessa rimarrà per sempre nella storia della nostra musica e non solo. Quindi ciao Paolo.